Vitor Kunk esce vincitore dalla sfida d'alta classifica con il Pietracuta, sfruttando in particolare un primo tempo giocato con maggior determinazione e lucidità. Nella ripresa, al contrario, sono stati i rossoblu locali a scendere sul terreno di gioco con la volontà e la grinta giusta alla ricerca di un pareggio, che però non è arrivato anche a causa di qualche decisione arbitrale discutibile, oltre a un pizzico di fortuna che è venuto a mancare. Vitor Kunk che si conferma piacevole sorpresa di questo torneo e formazione molto cinica che esprime un ottimo gioco. La prima conclusione verso lo specchio della porta è ad opera di Fratti, che scatta sul fiodo e fuori gioco e supera in velocità anche Melchiori, ma il suo destro a posizione defilata non indovina lo specchio della porta. In compressione tra Fabbri e Amadei favorisce l'inserimento dei picchi che calcia teso scheggiando la parte esterna del palo. Lo spauracchio Fedeli, ben controllato tra l'altro da Massini, ci poda fuori area con un destro potente che la Sanni respinge con i pugni. La pressione dei cattolichini porta a un corner dove svetta di testa Mendy. La traiettoria centra Giovannetti con la Sanni che si salva in qualche modo, rifugiandosi nuovamente in calcio d'angolo. Lo stesso Mendy scappa lungo l'auto sinistra e corsa al centro una palla che dopo un paio di deviazioni filtra sul secondo palo, dove Casoli a gioco facile a spedirla in rete. Tor Kunkka in vantaggio. Fabbri al 54esimo crossa dal fondo per Fratti che calcia a botta sicura, ma trova Mendy poco prima della linea di porta con Melchiori, probabilmente fuori causa. Mendy dall'altra parte scodella questo pallone in area, carambola le deviazioni con un tuffo plastico finale di Lasagna ad evitare il peggio. Al 64esimo le proteste locali, già innervositi a decisioni precedenti nei confronti dell'arbitro, si fanno vigorose quando Fratti a tu per tu con Melchiori viene atterrato da dietro da un difensore ospite, con Arienti che fa segno di proseguire. Sullo sviluppo successivo Mularoni ruba palla a un difensore in uscita e calcia verso lo specchio della porta. Melchiori respinge sui piedi di Tani che a portiere battuto centra il palo. Nel momento di maggior pressione, Vitor Kunk raddoppia in contropiede. Cecchi dalla tre quarti calcia una palla filtrante nell'area avversaria, dove Gambelli, spaccata, devia quel tanto che basta per mettere fuori causa l'estremo Lasagni. Due minuti più tardi, il neoentrato Alilai vince un contrasto poco fuori l'area ospite e fulmina Melchiori con un rasoterra ravvicinato. La partita si riapre, lo svantaggio dimezzato galvanizza i locali, ma la velleità di rimonta vengono tarpate da Arienti che spelle Lasagni per un fallo giudicato da Rosso. Il replay a cura di Elisa Drudi ci mostra meglio l'azione, agli spettatori l'ardua sentenza. Nei minuti di recupero, nonostante l'inferiorità numerica, il Pietracuta riesce a conquistare un paio di pericolose mischie in area avversaria che però non fruttano alte marcature. Il finale Pietracuta 1, Tor Kunkka 2. Nel complesso sicuramente il Tor Kunkka ha meritato di vincere, però ripeto, una gestione un po' strana della gara, nel senso proprio nella totalità, quello è stato l'episodio che ha culminato proprio la gestione. Poi gli arbitri sbagliano come noi, ci mancherebbe altro, però quando viene aiutato perché non utilizzare l'aiuto da parte del tuo collaboratore, non mica di uno della panchina nostra. Però onore e merito al Tor Kunkka che ha fatto una bella partita e ha meritato di portare a casa i tre punti. Noi dovremmo fare meglio in alcune situazioni, ma questo lo dovremo lavorare in queste settimane.